Abbiamo appena visto che mantenendo fissata la lunghezza del tubo, per esempio a un metro, solo certe frequenze possono risuonare nel tubo aperto chiuso, cioè le multiple dispari di 85 Hz. Però possiamo realizzare l'esperimento col tubo di Kunt sempre nella modalità aperto chiuso anche in un'altra maniera. E cioè partiamo con il tubo aperto aperto e mandiamo nel tubo una frequenza sonora qualsiasi. Non necessariamente una multipla dispari di 85 Hz. In questo disegno ho immaginato il tubo sempre lungo un metro e un'onda armonica sonora di lunghezza d'onda circa 27 cm. La lunghezza d'onda sarebbe da qui a qui, perché immagino che la lunghezza d'onda, la forma dell'onda, il profilo sia fatto così. Quindi circa 27 cm di lunghezza d'onda corrisponde grosso modo a quasi 1300 Hz, quindi una frequenza tra 1250 e 1300 Hz. Allora, in questa modalità di realizzazione dell'esperimento aperto chiuso, sono io che chiuderò il tubo facendo scorrere il tappo all'interno, in modo che questa frequenza arbitraria, diciamo 1275 Hz, diventi risonante. Cioè, in altre parole, mentre prima la lunghezza del tubo era fissata a un metro e allora era la frequenza a doversi adattare affinché l'onda risuonasse in quel tubo di un metro, e quindi la frequenza doveva essere multipla dispari di 85 Hz, invece adesso la frequenza è arbitraria, tipo 1275 Hz, e sarà la lunghezza del tubo a doversi adattare affinché il tubo diventi cavità risonante. Questo perché noi possiamo far diventare il tubo una cavità risonante per qualunque frequenza che noi mandiamo nell'area dentro il tubo. Qualunque frequenza, perché poi noi invece di aggiustare la frequenza aggiusteremo la lunghezza del tubo in funzione della frequenza che mandiamo. Come si vede in questa foto, non solo il microfono si può spostare all'interno del tubo, ma anche il tappo. Quindi noi possiamo chiudere il tubo inizialmente aperto, lo possiamo chiudere con il tappo a una qualsiasi posizione, quindi lo possiamo inserendo il tappo più o meno all'interno. Lo vediamo bene anche in quest'altra figura, dove si vede che appunto il tappo è molto all'interno del tubo. In questo esempio la lunghezza effettiva del tubo è da qui a qui, è molto meno di un metro. Qua si vede ancora meglio, il tappo è stato posto in questa posizione, quindi il tubo è diventato lungo meno di un metro. Tornando al nostro disegno, se io il tappo lo faccio rientrare dall'estremità, questa è l'estremità aperta del tubo, il tappo lo vado a sistemare in questa posizione esatta, il tubo diventa una cavità risonante di tipo aperto-chiuso per la mia onda da 1275 Hz. E in particolare in questo tubo risuonerà la 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima armonica. Quindi con il tappo fissato in questa posizione il microfono si farà scorrere qua dentro e andrà a ricercare gli altri 6 antinodi di pressione. Quindi troverà 1, 2, 3, 4, 5, 6 antinodi, il settimo essendo il settimo antinodo trovandosi proprio sul tappo stesso. Se invece il tappo lo facciamo entrare ancora di più e lo mettiamo in questa posizione, di nuovo il tubo diventa una cavità risonante, sempre per la stessa frequenza da 1275 Hz, e stavolta risuona la sesta armonica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il tappo sta qui e il microfono va a ispezionare gli altri antinodi di pressione. Se invece il tappo lo mettiamo in una posizione intermedia che non è qui, né qui, né qui, insomma non lo mettiamo in queste posizioni indicate dagli antinodi di pressione, per esempio lo mettiamo qua in una posizione intermedia, il tubo non diventa cavità risonante. Quindi stavolta abbiamo una frequenza arbitraria e abbiamo un numero discreto di posizioni del tappo, quindi un numero discreto di lunghezze risonanti. Queste lunghezze risonanti sono la prima lunghezza risonante quando il tappo lo mettiamo qui, e allora generiamo la giusta lunghezza per far risuonare la prima armonica, la fondamentale. Poi la seconda lunghezza risonante, questa era la prima, la seconda lunghezza risonante è da qui a qui, e
In questo caso il tubo fa, aperto e chiuso, fa risuonare la seconda armonica, oppure questa è la terza posizione del tappo, quindi la terza lunghezza e così via. La lunghezza corrispondente alla prima risonanza, quindi il tappo messo qui, corrisponde a una lunghezza del tubo di un quarto di lunghezza d'onda. E siccome avevamo detto che la lunghezza d'onda era quasi 20, circa 27 centimetri, stiamo un po' meno a 7, un po' meno di 7 centimetri, quindi la prima lunghezza risonante è un po' meno di 7 centimetri. La seconda lunghezza risonante, quindi da qui a qui, è i tre quarti di lunghezza d'onda e corrisponde a circa 20 centimetri. La terza posizione risonante del tappo, quindi la terza lunghezza risonante, che rende il tubo una cavità risonante, è di 5 quarti lunghezze d'onda. Infatti 1, 2, 3, 4 e 5, che corrisponde grosso modo a 33 centimetri e così via. Quindi troviamo un certo numero di lunghezze risonanti. Che fanno in modo che il tubo si adatti alla frequenza che noi inviamo e quindi rendono il tubo risonante a quella frequenza.